Bibbiano, nuove ipotesi sul ponte crollato, una frana e un sovraccarico, dice la ministra De Micheli, dibattito aperto sulle rampe. 150 guariti in un giorno con doppio tampone, ancora alti decessi e positivi in Liguria, il valore di contagio a 0,75. Riaperti e richiusi subito dal sindaco i parchi sportivi di Armadità, già presi d'assalto si creavano assembramenti. Pronto, chi recita La tosse di Genova in tempi di Covid? Il teatro si fa il telefono. Regina Anna, la sedicenne rapper spezzina Anna Pepe scala le classifiche mondiali con il brano Bendo. Buonasera, benvenuti al telegiornale Rai della Liguria. In questa edizione in primo piano il crollo del ponte di Albiano Magra avvenuto l'8 aprile scorso. Ora ci sono nuove ipotesi di cui ci parla Marco Bartolini. Passato e futuro del ponte di Albiano crollato l'8 aprile sul confine Ligure-Toscano nell'audizione del ministro Paola De Micheli alle commissioni Ambiente e Trasporti della Camera. Il ministro ha anticipato due circostanze che potrebbero aver almeno in parte contribuito al crollo del ponte. La prima è il sovraccarico apportato con la soletta sovrapposta negli anni 90. La seconda è il movimento progressivo imposto alla struttura dalla spinta di una frana, il cui lento avanzare potrebbe aver generato nel tempo un incremento dello stato di sollecitazione del ponte sino al crollo finale. Due le ipotesi sul tavolo per dare una rapida risposta ad un territorio su cui gravitano 30.000 abitanti e 900 aziende. La costruzione di un ponte provvisorio a monte di quello crollato e le famose rampe che potrebbero utilizzare un breve tratto del percorso autostradale. A favore delle rampe si è espressa Marina Nardi del Partito Democratico, chiedendo anche la rapida rimozione delle macerie del ponte crollato, che ora sono nell'alveo del Magra. Edoardo Rixi della Lega ha chiesto di procedere direttamente alla costruzione di un ponte definitivo, tralasciando ipotesi provvisorie e il coinvolgimento del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. Anche la deputata di Cambiamo, Manuela Gagliardi, ha insistito sull'affidamento di poteri commissariali a Giovanni Toti per la parte di viabilità ligure. Infine Raffaella Paita di Italia Viva si è espressa a favore di interventi rapidi, le rampe, la riasfaltatura della Bolano Potenzana e soprattutto la bretella Ceparana Santo Stefano, finanziata nel 2015, definanziata dalla giunta Toti e rifinanziata dal governo Renzi, ma mai realizzata dalla regione.